Dalina e Serafina. Le due papere erano felici perché da Mariola erano state aiutate e nel corso d'acqua si erano finalmente lavate. Ora erano tutte belle sistemate e profumate. Mariola però è una bimba curiosa e voleva saperne di più. Voleva capire chi fossero quelle due papere, così spaventate e disorientate. In realtà le aveva sentite parlare con Miagolina e qualcosa aveva intuito, ma il loro nome non si era ancora sentito. Adesso che vi ho lavate e sistemate, potreste dirci gentilmente come vi chiamate? Ho sentito prima che in coro voi parlate. Qua, qua. Il mio nome è Gwendalina e sono una papera buffa e piccina. Lei, che è mia sorella, tra tutte le papere è la più bella e si chiama Serafina proprio perché è dolce e carina. Io mi chiamo Mariola e sono stata davvero contenta di aiutarvi in maniera attenta. Soccorritori non ci si inventa, ma il mio babbo mi ha sempre insegnato che ci si sente meglio quando altri si è aiutato. Dicevamo prima alla tua gattina Miagolina che stavamo scappando da un campo di pannocchie e dalle rane che sul nostro becco stavano giocando di verde imbrattando. Se vi abbiamo spaventate, ci perdonate? Mia, mia. Non ci avete spaventate, ma un pochino eravamo preoccupate, soprattutto perché non sapevamo chi eravate. Quello laggiù è il mio babbo e si chiama Renato. Molto bravo e intelligente, poiché ne sa una peggio di Bertoldo, anche se spesso va in giro senza un soldo. Qua, qua! Chi è Bertoldo? Era un contadino rozzo e ignorante, ma molto intelligente. Sempre pronto a dare risposte semplici, ma toste. Una volta si dice che mise in difficoltà un re che voleva togliere tutto ciò che lui aveva. Qua, qua. Si fece togliere tutto o reagì a muso brutto? Il re voleva da Bertoldo il suo orto, il mulino e la stalla. Non doveva portare al re tutto sulla spalla. Gli venne così una bellissima idea. Qua, qua. Siamo curiose, raccontaci più cose. Bertoldo preparò una torta con dentro le barbabietole dell'orto, il cacio della stalla e la farina del mulino. Il re rimase a bocca aperta nel suo giardino. Qua, qua. Quindi, dire che uno è peggio di Bertoldo è un complimento, non è un'offesa del momento. Esattamente. Tenetelo a mente. Qua, qua. Noi però vogliamo farti un complimento. Sei stata davvero brava ad aiutarci e infine a salvarci. L'ho fatto con piacere, con amore. Qua, qua. Chissà in quale guaio saremmo finite se tu non ci avessi aiutate. Pertanto, per riconoscenza,
desideriamo aiutarvi in qualunque cosa ci chiederai. La faremo come non mai. Non dovete disturbarvi. Potete andare e accomodarvi. Dove volete, adesso andate e lì restate. Per noi è stato soltanto un piacere aiutarvi. Ora dobbiamo salutarvi. Verso casa ci dobbiamo avviare e non possiamo più sostare. Qua, qua! Allora, vi auguriamo buon viaggio e grazie ancora per il salvataggio! Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dorme, dorme, Miagolina.